Chiedo scusa, un attimo di silenzio. La Radio Vaticana, chiedo a tutti di restare fermi ai propri posti, anzi semmai di alzarsi in piedi per ascoltare la voce del Santo Padre. Particolarmente significativo perché cade nel mio 25° anno di pontificato. Proprio questa circostanza mi spinge a farvi partecipi del mio grazie. Grazie al Signore per i doni che mi ha elargito in questo non breve arco di tempo spesa al servizio della Chiesa Universale. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc adusque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. L'applauso che dimostra l'affetto di tutti noi per Giovanni Paolo II in questo concerto, evento, in questa serata speciale dedicata al Santo Padre in occasione del 25° di pontificato, il concerto unitario delle bande militari. Avevamo in programma ora state sentendo le campane della chiesa di Sant'Ignazio. Ascoltiamo pure le campane, dopo daremo la possibilità anche alle bande velocemente di prendere la propria postazione, perché tra breve, proprio in omaggio al Santo Padre e anche alla nazione italiana, potremo ascoltare l'esecuzione degli inni nazionali dell'Italia e del Vaticano. Quindi diamo la possibilità alle bande di salire sul palco. È proprio una manifestazione di unità. Prima abbiamo ascoltato le bande singolarmente, adesso ascolteremo l'esecuzione di questi brani a livello unitario, un richiamo alla unità che vuole esprimere appunto con la sua persona, con il suo pontificato, Giovanni Paolo II. Ma prima di dare spazio e voce agli strumenti, vorrei avere qui vicino a me la persona, il presidente del Centro Europeo per il Turismo, che ha organizzato questo evento, Giuseppe Lepore, in collaborazione, lo ricordiamo, con il Comune di Roma, con il supporto del Comune di Roma, assessorato alle politiche culturali. Allora, Presidente, so che tu hai organizzato, e molti forse lo sapranno perché hanno visitato, anche una eccezionale mostra a Castel Sant'Angelo, intitolata Un Papa in Cammino, gli itinerari, i pellegrinaggi di Giovanni Paolo II nella regione del Lazio, oltre 2000 chilometri percorsi. E poi questo evento,
in omaggio a Giovanni Paolo II. Quindi è lui il punto centrale, il fattore comune di queste tue iniziative. Ma io per la verità devo dire che sono molto emozionato, perché sentire la voce del Santo Padre, quindi avere la sensazione di averlo qui tra noi, credo che questo crei una grande emozione non solo in me ma in tutti i presenti, perché anche se non lo abbiamo visto lo abbiamo sentito, e con me lo hanno sentito le migliaia di persone che sono qui in questa piazza, lo hanno sentito le forze dell'ordine che hanno offerto questo concerto al Sommo Pontefice, e soprattutto credo che lo hanno sentito tutti gli ascoltatori in tutto il mondo che in questo momento si sono collegati qui con Piazza Sant'Ignazio. Sì, noi abbiamo... devo dire, recepito un consiglio, un suggerimento che ci è stato dato dall'assessore alla cultura del Comune di Roma, l'assessore Gianni Borgna, che ha detto mi sembrerebbe significativo che nel corso di questa edizione si creassero le condizioni per rendere un omaggio come città di Roma al Sommo Pontefice nei 25 anni di pontificato. Io mi sono trovato ovviamente molto d'accordo su questo suggerimento, avevo già fatto a Castel Sant'Angelo quella grande mostra sulle visite del Papa nel Lazio, e quindi ecco qui che siamo questa sera in questa piazza. Grazie al Presidente del Centro Europeo per il Turismo, Giuseppe Lepore. Vedo che ancora manca qualche istante affinché la postazione sia raggiunta da tutte le bande, e allora colgo l'occasione di chiamare qui vicino a me un personaggio dello spettacolo, perché è bello anche dedicare uno spazio a chi lavora con le immagini, i gesti, i suoni. E proprio il Papa, durante il giubileo dello spettacolo, si era rivolto a questi artisti dicendo: voi lavorate con l'esteriorità. E allora chiedo a Marisa Laurito, che è qui in prima fila, questo appello che ha fatto il Santo Padre, oppure diciamo più un suggerimento, un invito ad essere uomini e donne di forte interiorità, capaci di raccoglimento, proprio perché voi lavorate con immagini, gesti e suoni, in una parola con l'esteriorità. Tu come hai raccolto questo invito del Santo Padre ad essere maggiormente raccolta, un'attenzione maggiore all'interiorità? Beh, credo che il Santo Padre abbia ragione, noi viviamo molto di immagine, ma credo che in qualunque tipo di artista, sia comico che drammatico, ecco, per fare una grande opera, per realizzare un grande spettacolo, un vero professionista ha bisogno assolutamente di concentrazione per produrre bene. Però credo anche che questo sia un problema di questa epoca, un male di questa epoca. Vedo che molti, moltissimi, sia nella massa, nella gente comune, che nel mondo della politica, purtroppo, nella magistratura, abbia voglia di protagonismo e di immagine. Quindi io raccoglierei sicuramente questo spunto che il Santo Padre ci dà, perché credo che sia molto importante per tutti quanti noi concentrarsi, come dire, in noi stessi, ma per aprirci soprattutto al mondo degli altri. E quindi credo che lo ringrazio. Siamo tutti noi che lo ringraziamo. Anche perché il Papa, proprio durante il giubileo del mondo dello spettacolo, ha detto: la Chiesa vi è vicina e conta su di voi. Ed è un invito anche a tutti noi che lavoriamo anche in questo settore. La Chiesa attende dal cinema, dalla televisione, dalla radio, dal teatro, dal circo. In ogni forma di intrattenimento ci sia quel lievito evangelico grazie al quale ogni realtà umana sviluppa al massimo le sue potenzialità positive. È uno spettacolo, ma è uno spettacolo questa sera che ci ha offerto davvero degli spunti di riflessione, e direi che questa serata possiamo concluderla con un omaggio ulteriore al Santo Padre, con l'esibizione delle bande, delle forze armate,
un'esibizione unitaria. Ci faranno ascoltare gli inni dell'Italia e del Vaticano in omaggio a Giovanni Paolo II. Io ringrazio tutti voi che siete stati qui in questa piazza Sant'Ignazio sotto il cielo della capitale, che avete ascoltato, siete stati allietati da questi brani davvero singolari e davvero hanno potuto raggiungere qualsiasi gusto, ma più che altro vogliamo ringraziare ancora una volta per essere stato con noi, per aver seguito questo evento, il Santo Padre Giovanni Paolo II nel 25esimo di pontificato. Il grazie di tutti noi con un grande applauso e poi la voce agli strumenti. Grazie ancora e buonasera a tutti. Olio d'arachide.